Buonasera a tutti e bentrovati nuovamente sulla pagina dell'Accademia Federale. Oggi abbiamo con noi, solo per noi, il responsabile federale dell'Accademia. Grazie Manuel di essere solo per noi oggi, solo per noi, Grazie solo per noi. a te, Mirko, e grazie a tutti quelli che ci stanno ascoltando questa sera. Sì, iniziano adesso i collegamenti, per cui grazie Manuel di essere qui con noi e oggi Manuel, confermami, risponderai a tutti i quesiti, a tutte le curiosità di tutti i nostri utenti che ti domanderanno qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa. Qualsiasi. Questo Nell'ambito politico e non il privato. è il primo commento. Grazie Simone, grazie a te di cuore, grazie. Pippone! Con Pippo, grazie Gianfranco. Con Filippo ricordo grazie Loredana, ciao anche a te Loredana, ciao Savio, grazie. Grazie di essere tutti qui questa sera. Grazie Gian Pietro, la Barbara, la mitica Barbara. Alberto, beh, Alberto, chi è che non conosce Alberto? Simone, grazie a tutti, grazie Anto, Salvatore, Michele, siamo in tanti questa Sì, sera, eh. sì, sì, Avanti sì, sì. tutta! Allora, Manuel, io partirei col primo tema e poi, mano a mano, se sei d'accordo, ci interrompiamo per le domande che arriveranno dai nostri utenti. Per cui questa serata non abbiamo preparato nulla, per cui ce la godiamo un po' tra di noi stasera. Allora, parto dal primo tema. Come non partire dalla giunta per l'immunità del Senato che ha deciso di respingere la richiesta dei magistrati siciliani di rinviare a giudizio il nostro leader Matteo Salvini, per cui 13 voti sono stati contrari ovviamente all'autorizzazione a procedere e 7 favorevoli con l'autorizzazione a procedere, per cui Matteo ora passa dall'immunità del Senato, quindi dalla giunta dell'immunità del Senato all'aula del Senato. Quindi spiegaci, Manuel, questo meccanismo e che cosa ha sancito questo voto. Grazie, Manuel. Ma io mi stupisco non tanto dei 13 che hanno appoggiato Matteo, ma mi stupisco dei 7 che hanno chiesto di mandare Matteo al processo, perché questa cosa di mandare al processo Matteo crea dei grossi problemi anche da un punto di vista proprio politico. Pensate, qualsiasi azione del governo potrebbe essere poi vista come un'azione pretestuosa per mandare qualsiasi ministro al processo. Matteo ha sempre detto, e tutta la Lega, che lui bloccava le navi che arrivavano dall'estero e di conseguenza ha fatto quello che ha detto a livello politico, nulla di più e nulla di meno. Questa è la differenza tra noi e loro. E, mi stupisco di quelle 7 persone che hanno votato per mandare Matteo a processo. Comunque, Nazionale e non per un fatto suo personale. mica, questo sì, ma anche l'altra volta, E basta vedere che cosa pensano i magistrati di Matteo sulle chat. È vero, è vero, Abbiamo già detto tutto da lì. è vero. È vero, è vero. E quindi, insomma, comunque c'è soddisfazione perché ma il nostro Matteo, almeno questa volta, gli è stato riconosciuto il lavoro che ha fatto come ministro dell'Interno. Ecco, questo va detto. Ah, assolutamente sì, Mirko. Ciao Alessandra, intanto assolutamente sì. Ciao, grazie. Assolutamente sì. Carlo, abbiamo tanta, tanta gente. Ecco. Ha fatto, ma Matteo è così, ha detto quello che voleva fare con gli stranieri, ha portato avanti una linea politica e quella segue, basta, né più né meno. Sono solo invenzioni giuridiche. Ciao Filippo, per cui vogliono starti zitto. Facci star Grazie, zitti. grazie Manuel. Ti propongo un po' di domande che ci hanno fatto i nostri utenti, se puoi rispondere. C'è Ida, te la metto in sovraimpressione. Che cosa pensi dell'Election Day del 20 di settembre?
Ma allora, guarda, io penso che l'importante ci mandino al voto. Non sono qui anche se ci pensiamo alla discussione il 13 settembre, il 20. A mio avviso, prima si fanno, meglio è. Che vogliono addirittura. Ciao anche a lei, ciao, ciao Marzia, ciao a tutti. E di conseguenza, sai, che discussione il 13 settembre, il 20 settembre, tu blocchi un paese che c'è la gente che non riesce neanche. Arrivare a fine mese, questi discutono il 13 o il 20, cioè a mio avviso basta andare al voto, decidiamo io sarei anch'io per prima possibile andare al voto, chiudiamo le regionali e vediamo che cosa pensa la gente proprio di quello che stiamo facendo noi e di quello che stanno facendo gli altri. Per cui io sono convinto che noi vinceremo ovunque. Grazie, ma noi vogliamo vincere dovunque perché Matteo ci impone di vincere dovunque, per cui il condizionale è d'obbligo, dobbiamo vincere dovunque. Assolutamente. Manuel, qui c'è una domanda di Filippo, è interessante, quindi dice, se la responsabilità è del datore di lavoro in caso di coronavirus, penso che intenda, perché in questo caso non emettono un avviso di garanzia per Giuseppe, che è come lo chiami tu? È bellissima, è veramente Grazie. bellissima. Cioè, noi abbiamo un governo che dice se un dipendente prende il Covid è colpa del datore di lavoro. Ma questi, cioè, giustamente, la Filippo giustamente dice: bene, ma allora se noi italiani l'abbiamo preso è colpa del Presidente del Consiglio. Cioè, è una follia se ci pensi. Cioè, io do i guanti, io datore di lavoro do i guanti, do il gel. Mi metto tutto a norma, faccio le disinfettizzazioni. Poi magari un mio collaboratore a mezzanotte va in discoteca, no, discoteche sono chiuse, va a farsi un aperitivo, va, si prende il Covid, è colpa mia. Cioè, è una follia, ma io vogliono abbattere, questi vogliono abbattere le imprese, cioè il loro obiettivo è abbattere chi produce reddito. Questo è il disegno di questi soggetti. Questo è il disegno, cioè pensa che anche oggi in aula, anche oggi, uno dei 5 Stelle è ritornato a parlare della Lombardia, la sanità della Lombardia, addirittura definendo dei criminali, cioè, ma te ne rendi conto? Ma gli è Cioè, ma bastato io quello, ma non gli è non bastato hanno quello cosa che gli dire, hai non detto, hanno scusa. nulla da dire. Non gli è bastato quello che gli hai detto la settimana scorsa. No, ma glielo ripeto anche a questo che si deve vergognare allo specchio, perché uno va in aula a dire che sono dei criminali, quelli che hanno gestito la sanità della Lombardia, è gente che si deve. Non guardare più allo specchio, basta, chiuso, con 30.000 morti ti metti a fare queste discussioni, ma non sanno cosa dire, non sanno cosa dire, il problema è che non sanno cosa dire, stanno distruggendo un paese questi, sono quattro sinistre, e una di estrema sinistra, poi ci sono i 5 Stelle che pensano solo a dare reddito di cittadinanza, come se noi stampassimo soldi, poi abbiamo il PD che è il partito delle tasse, il partito della decrescita felice, Renzi che lo accontenti con qualcosina, gli dai magari qualche sottosegretario, qualche presidente del consiglio e lui ti vota tu lo vuoi, qualche. Ma dove andare? Ma dove andare con questa gente? Cioè, è preoccupante per il paese. Tu vai lì, gli porti delle soluzioni concrete. Io mi ricordo il disegno di legge che ho fatto sul discorso dell'affitto, una cosa logica, perché? Perché se uno non ce la fa, tu mi obblighi a chiudere, ti dico bene, dividiamo l'affitto e questi non ci pensano neanche, fanno i crediti in imposta, fra 2 anni te li ripreci. Non c'è nulla. Non ci siamo. Manuel, mi sorge spontanea un'altra domanda, che tu parlavi degli aperitivi e tra poco avremo 60.000 guardoni senza autorità, senza veste, senza status sociale che ti verranno a dire: ah, non sei a distanza, ah, hai assembramento, La ah, mi sono dove non tornato. Ti butti c'è in piscina dalla parte sbagliata perché devi. No, col metro. la mascherina. Esatto. Io penso veramente, cioè, Ma non c'è se stanno. altro a cui pensare in questo Ma paese? e dove li formano questi? E dove li formano? E cosa fanno? E cosa vanno per le multe? No, non lo so. Sentiamo, ma scriveteci anche voi che cosa pensate di questi 60.000 persone da assumere? Abbiamo già quelli da reddito di cittadinanza, più abbiamo questi. Andiamo a fare tutti i guardoni, se ci danno lo stipendio andiamo a fare tutti i guardoni, eh? No? Potrebbe essere una Io soluzione. guardo te e tu guardi me. Esatto. Manuel, appunto, qui esce la terza domanda. Parliamo di obiettivo, strategia e azione, cosa che non ha questo governo. Che cosa mi sei di questo? Beh, sai Mirko, io ho impostato la mia vita su queste tre parole. E, nel senso che io ogni cosa che faccio
Ho diviso la vita in 8 aree. In 8 aree ho 8 obiettivi, poi mi disegno la strategia e l'azione per raggiungerla. Cioè me lo baso come principio di vita, anche quando sono stato eletto qui al Senato. Io ho degli obiettivi da portare avanti, chiari, definiti, e la vita deve essere mossa da questa. Cioè tu devi avere, sapere, a me fa molta paura quando incontro qualcuno e non sa dove andare. Perché quando non sa dove andare lui, crea un disagio, come sto governo, non sa dove andare e fanno, capisci? E quando tu invece basi la tua vita su 3 parole che sono il tuo obiettivo, i tuoi obiettivi, le strategie e l'azione per raggiungerli, ti gratifichi, sei contento e sai dove devi andare. A volte cadi, però nella vita non è importante quante volte cadi, ma quante volte hai il coraggio di rialzarti. Ecco, io questi valori li sto insegnando anche a mia figlia. Pensa che l'altra sera ti voglio raccontare questo aneddoto sull'obiettivo, no? Io gli dico sempre: devi lottare, devi andare avanti, non devi mai arrenderti. L'altra sera stavo cercando un libro, ma poi avevo anche il sonno, vado a letto. E mia figlia mi ha detto: eh no, babbo, non ti devi arrendere. Allora mi sono messo, sono uscito, sono andato in cerca del libro fino a quando non l'ho trovato, perché giustamente quando insegni queste cose, soprattutto i figli non capiscono che non era una cosa importante il libro, però devi dare l'insegnamento dell'obiettivo, della strategia e dell'azione. E se non riesci ad raggiungere l'obiettivo, non è colpa dei massimi sistemi, ma la colpa è tua. Grazie, grazie Manuel. Ti propongo questa domanda che arriva direttamente dalla Lega di Pisa, dove dice: insomma, dobbiamo ringraziare una chat se 25 anni di giustizialismo crollano con Palamara. Quindi parliamo un po' di questa magistratura politicizzata che dovrebbe. Fortuna, Mirko, fortuna che ci sono le chat e fortuna che in questo giro vengono intercettate, perché se no non le avremmo viste, e chissà negli anni addietro quante cose magari sono state fatte, magari no, non lo posso dire. Però quando si diceva certa magia, non tutti, perché anche lì non bisogna sempre farvi un fascio. Qualche magistrato, come può essere qualche politico in politica, come qualche medico nell'ambito della medicina, qualcuno possa, capisci, provocare dei danni a una collettività. E dobbiamo combattere sempre perché questo non avvenga. Adesso sono venuti fuori, vediamo qual è la reazione e che cosa devono fare che cosa faranno gli organi competenti per vedere che cosa faranno questi soggetti. Questo è adesso vedere che cosa fanno. Grazie, grazie Manuel. Ti volevo fare una considerazione puramente personale, volevo un tuo pensiero, ma se non fossero uscite queste chat grazie al quotidiano La Verità, cosa sarebbe accaduto il 4 luglio? È una pura considerazione personale, lo ripeto, per cui è uscita questa chat, ma perché l'abbiamo saputa. Per cui, se non l'avessimo saputa, cosa sarebbe accaduto? Sì, ma se tu sei un cittadino iscritto alla Lega e uno di questi soggetti ti deve giudicare, come staresti? E tutti quelli, capisci? Perché poi è questo il problema, no? E vediamo che cosa. Il 4 luglio inizia un processo di Salvini dell'altra nave, no? Anche lì una nave sì, una nave no, però, no, ecco, nave sì, nave no. Io mi metto nelle parti del nostro leader, che deve andare a processo per carità, con alcuni magistrati che hanno espresso queste cose in una chat. È preoccupante, molto preoccupante. Grazie Manuel. A proposito di questo, tu hai inserito nel tuo calendario un disegno di legge, una riforma costituzionale che si chiama Stati Uniti d'Italia. Sì, Mirko, allora, quando tu vieni al Senato o vieni eletto in un'assemblea, devi darti un obiettivo. E io me ne sono dati tre, uno nel breve termine, uno nel medio, quello più ambizioso di tutti è questo, si chiama Stati Uniti d'Italia. Nel senso che io ritengo che questo paese, per farlo decollare, deve avere una riforma strutturale. Così non si vive tutti nella quotidianità. Oggi, guarda, stiamo parlando del decreto scuola, oggi siamo qui, dovevamo votarlo oggi, poi ci rinviano domani mattina, c'è la commissione. Io mi ricordo che andavo alle superiori 20-30 anni fa, non, insomma, tanti anni fa, e continuavano a cambiare gli insegnanti, oggi uguale. Cioè, non è cambiato nulla, si vive sempre di quotidianità. Quando tu vivi di quotidianità,
prima o poi il paese lentamente ha un declino. Poi ci mancava il Covid, ci mancava quattro sinistre che ti governano un paese, il paese va giù. Se tu invece dai una visione di questo paese, perché io ritengo questo paese deve avere una riforma prima strutturale, prima ci deve essere l'elezione direttamente del presidente, che diventa anche presidente del Consiglio, per cui come Trump, diciamo, come Trump, come Obama, non è il nome, è la struttura, cioè i cittadini americani votano direttamente il loro presidente, che governa, che nomina i ministri e che conduce per 4-5 anni, io ho scritto 5 anni, e conduce la macchina del governo. Dall'altra parte tu eleggi poi un Parlamento federale, come adesso la Camera, il Senato federale, e poi le regioni che diventano veramente federali, io, per cui stati. Io sono stato consigliere regionale e la cosa più importante delle regioni è la sanità. Anche adesso vedi, questi quattro sinistre vogliono centralizzare anche la sanità. Gli togli la sanità alle regioni, cosa fanno? Invece io ho un ragionamento diverso, gli dai stati, il punto di riferimento diventano le regioni e lo Stato deve occuparsi della politica estera, della moneta, delle cose più importanti. Però devono essere le regioni che nel territorio, l'abbiamo visto col coronavirus, le regioni sono state più vicine al territorio, no? Io dico una strada che si deve fare a Pisa, a Bari o a Milano, cosa ne sa a Roma? Fagliela fare lì. Cioè, poi comunque l'Italia, ecco, l'unica cosa che io non cambierei vedendo l'America, una delle cose più importanti è la sanità, e qui la sanità italiana non la cambierei mai con quella americana, perché non ritengo giusto che se uno non ha i soldi per andarsi a togliere un dente, poi magari nell'estrema razza possa addirittura perdere la vita. Questo a mio avviso non è giusto, per cui ritengo che la sanità deve continuare a essere come quella italiana, indipendentemente dal reddito, la devono avere. Grazie Manuel. A proposito di questo, la buona Sara ci domanda: ma non c'è troppa burocrazia in Italia? Si parlava di sblocca cantieri, di Brava, riforma brava del Sara, ecco, codice, di brava Sara, sbloccare che degli appalti. Che cosa ci puoi dire in merito? anche adesso stanno parlando, però ricordi che la sinistra vive di burocrazia e la sinistra non ti eliminerà mai la burocrazia, perché crea burocrazia per assumere i burocrati. Nella riforma costituzionale che ho fatto io, elimino la burocrazia alla fonte, cioè è tutto lecito tranne dove è previsto, ok? Per cui cambio ragionamento dove è tutto lecito tranne dove ti dicono di no. E in questi momenti storici l'esempio del Ponte di Genova, come ha detto giustamente la Sara, è l'esempio totale. Se tu fai e dai poteri, come è successo al sindaco di Genova che era il commissario per il ponte, in un anno te l'ha costruito. E tu prova a farlo con il regolamento dei codici della parte, staresti ancora lì a creare le commissioni. Ecco, oggi ci vuole questo, eliminazione della burocrazia che alimenta solo gli stipendi dei burocrati. Il problema è che è come una gabbia, no? I politici hanno creato i burocrati, adesso i burocrati controllano la macchina, e i politici, non avendo più la forza per non eliminare fisicamente per eliminare la burocrazia, sono assoggettati a loro. E questo lo stiamo pagando, perché poi tu devi aumentare le tasse e non puoi ridurle perché hai tutti questi stipendi che vanno alla burocrazia. Tu pensa solo a tutti i DPCM che abbiamo fatto e tutte le regole che abbiamo visto per aprire, devi fare quello, devi stare a casa a 200 metri, troppo, troppo, troppo. E cosa fanno gli imprenditori? Poi vanno all'estero, o chiudono o vanno all'estero. Grazie Manuel. Io voglio farti una domanda personale per le famiglie, perché non si parla mai di famiglia. E quindi ti chiedo, ma questa, lo so, non me ne volere, ministro Azzolina, no? Ma perché non pensa alle famiglie? Cioè, non rimanda a scuola i bambini quando tutta Europa rimanda a scuola i bambini, invece li teniamo a casa con i genitori che debbono lavorare. E come facciamo a coniare queste due situazioni, famiglia, scuola, istruzione, bambini? È un disegno, Mirko, è un, come ti ho detto, se ci sono molti che sono anche al telelavoro, quanti computer, tra virgolette, no? Se io sono i genitori, hanno il telelavoro, poi hanno anche il figlio lì con un altro computer, cioè, pensa solo anche da un punto di vista operativo. È un disegno. Il disegno loro è quello di eliminare la scuola tradizionale e portarla tutta nel virtuale. Proprio loro hanno questo disegno, è una mente loro, nella quale loro dicono: se io i ragazzi li tengo a casa, li faccio studiare al computer, così non esce la mamma di casa, non consuma l'energia, c'è la decrescita felice, cioè, è la loro ideologia, no? La loro ideologia è proprio quella, è che a loro non stanno a casa, rimangono
sociali, perché poi la cosa bella di un bambino è quando va a scuola e si diverte con i propri compagni. Ognuno di noi si ricorda quei momenti lì, io me li ricordo, sono stati momenti bellissimi, fanno parte della mia vita, le elementari, le medie, le superiori, e loro vogliono portare, è un disegno loro proprio di eliminare i rapporti sociali tra le persone. Manuel, ci sono altre domande dei nostri utenti, io te ne vorrei fare un paio e ti chiedo, a questo punto dobbiamo ricollocare anche i clandestini, visto che ricollochiamo tutto, ricollochiamo anche i 600.000 clandestini nell'agricoltura. Sì, allora guarda, io l'ho anche scritto, questa cosa importante l'ho scritto anche nella riforma mia costituzionale, no, su come prendere la cittadinanza. E il loro obiettivo è molto chiaro: far entrare 600.000 persone, poi dargli la cittadinanza e poi portarli al voto. Siccome la differenza tra noi e il PD è che noi ci alziamo la mattina e pensiamo a come aiutare gli italiani, loro si alzano la mattina e pensano a come aiutare gli immigrati. C'è proprio una differenza di DNA, culturale. Cioè loro dicono: ma poverini, loro come fanno? Ecco, e invece io penso: ma poverini, mi fanno gli italiani. E guarda che nel mio progetto di disegno, che vai a riformare tutto, è perché riformo la magistratura, riformo le regioni che diventano stati, riformo la burocrazia perché la elimino completamente, diventa tutto lecito tranne quello che preventivamente è scritto. Aspettami, nella riforma impongo il tetto massimo di tasse, cioè tu non puoi più poi superare il 25% perché per Costituzione impongo tre tasse, quella federale, parte dell'Italia, quelle delle regioni che diventano stati e dei comuni, tu paghi direttamente a loro. Invece cosa succede adesso? Versa tutto a Roma e poi Roma, attraverso un meccanismo che sfido chiunque a spiegarlo perché non lo capisci, retrocede alle regioni, retrocede ai comuni e poi in base se sei del partito di maggioranza, della corrente giusta, dell'amico giusto, riesci a far bene il territorio, i soldi del territorio, se no no. Ecco, questo meccanismo va completamente cambiato, dove il cittadino dà tre bollettini al comune, così dice sindaco, io ti ho versato a te, alla regione, io ti ho versato a te, che diventa stato membro, e poi allo Stato federale. E ho messo un tetto massimo fra tutto. Grazie, grazie Manuel. Non so se dai nostri utenti ci sono altre curiosità o informazioni. Io ti faccio l'ultima domanda, Manuel. Quando torneremo a frequentare l'Accademia Federale? Bravo, allora adesso stiamo studiando, vorrei chiudere le accademie, quelle che sono partite all'inizio, che mancano poche giornate, anche perché poi se il 20 settembre si vota le regionali, a settembre si potrà partire per alcune, perché bisogna partire a ottobre, e stiamo rifacendo il calendario con i singoli responsabili regionali. Io, guarda, la formazione per me è un aspetto molto importante. A me ha aiutato molto, io ho girato il mondo, ho fatto tantissimi corsi di formazione. La formazione significa anche automotivarsi nei momenti di difficoltà, significa avere sempre la visione, significa non farsi distrarre da tutti quelli attorno che ti rubano il tempo. Voi sapete che io considero il tempo per me è vita, è come una volta che, come una clessidra, una volta che giro. Quando butto giù il tempo, poi è sprecato. Ecco, il tempo è la cosa più preziosa che abbiamo. Non sappiamo quando finisce l'ultimo granello della nostra clessidra, per cui va vissuto con passione e con entusiasmo. Non dobbiamo farci catturare dai ladri di tempo. A volte siamo, come dico io, nella nostra zona di comfort, che viviamo lì, chiusi dentro. Invece, quando esci dalla zona di comfort, magari è difficile, perché magari esci da una zona in cui stai benino, non ti lamenti. Però non vivi la vita, e poi arrivi a un certo punto, quando arrivi all'ultimo granello della clessidra, dici: ma io che ho fatto nella mia vita? E io, se tu vieni nella mia stanza, mi sono costruito una mappa dove ho messo gli 8 obiettivi, uno per area, sono 8 aree della vita, e lì me le costruisco, obiettivi a lungo termine, a medio termine, a breve termine, e poi gli spunti. E anche, per esempio, una delle aree sono le esperienze, e le esperienze e che uno vuole vivere nella vita, uno se le deve scrivere e poi le spunta. E se no, ripeto, lo faccio domani, lo faccio dopodomani, lo faccio dall'altra parte e poi non lo fai più. È bello scriversi quello che uno vuole vivere nella vita. Non so se magari ogni tanto a voi vi capita, non so, guardi una pubblicità o bello, lo voglio fare, me lo scrivo e poi man mano che li faccio vi spunto. E questo è un metodo in cui uno poi si va a vivere gli atti, perché noi siamo un insieme di
di momenti che io definisco momenti magici. A volte abbiamo anche dei momenti difficili, però quel momento difficile magari poi si può tramutare in un'opportunità. Non so, io dico sempre, guarda, e poi mi taccio, non sono i fatti di per sé che ci creano ansia, ma è l'interpretazione di quel fatto lì che ti crea l'emozione. Cioè, so se è capitato, no? A volte magari uno dice, ah, ma ha lasciato, oppure è successa quella cosa lì, drammi, e poi magari ti rendi conto dopo un po' che grazie a quella cosa lì che ti hanno tolto, oppure sei stato lasciato, in qualsiasi settore, poi ti rendi conto che magari il risvolto dopo qualche mese è diventato una cosa estremamente positiva e di fortuna me l'hanno fatta, ecco. Per cui dipende da noi come interpretiamo i singoli fatti della vita che ci accadono. Grazie Manuel, ti faccio l'ultima domanda telegrafica molto molto rapida perché non siamo mai riusciti a ringraziare in diretta che mercoledì scorso abbiamo avuto il nostro segretario federale Matteo Salvini, quindi lasciamo a te l'onore al merito, come ha detto lui, di salutarlo in diretta. È stata un'emozione, nel senso che comunque tu sei una grossa emozione, perché io sapevo, perché ero un attimino in ritardo, non lo possiamo dire qui, ma comunque sapevo, e di conseguenza vedere che lascia certi appuntamenti, che viene lì, comunque saluta tutta l'Accademia, ci ringrazia, perché diceva, ma voglio vederlo, voglio incontrarlo. Cioè, è un uomo che è impegnatissimo, se ci pensiamo, è il leader dell'opposizione, comunque abbiamo delle regioni al comando, abbiamo dei comuni al comando, deve dare l'indirizzo a tutti, deve ascoltare tutti, non è facile, provate a immaginare il suo tempo veramente quanto prezioso sia, per cui anche 8 minuti, perché è stato con noi 7-8 minuti, è stato per me qualcosa di veramente emozionante, perché poi è emozionato, perché averlo in diretta dell'Accademia non ti capita tutti i giorni. Oggi ero in commissione estera, lui in commissione con me, è arrivato in commissione estera, perché a differenza di Matteo Renzi, Matteo Salvini partecipa alle commissioni, per cui questa è la differenza tra i due leader, per cui è una cosa molto bella che lui partecipi e che lui viva in pieno anche il suo ruolo da senatore, ecco, per cui è una cosa veramente bella. Manuel, io ti ringrazio per averci dedicato questa mezz'oretta del tuo tempo e voglio. L'ultima cosa, Mirko, Prego. che è importante, ecco, io quando ho scritto, no, il mio libro, c'è una cosa che ci tengo molto, che mi ha fatto la differenza, no? Ed è uno degli 8 segreti, è fai ciò che ami. Ecco, quando uno riesce a fare ciò che ama, o la sua passione è qualcosa di bello. Non senti sacrificio, per cui ti butti talmente in quello che fai, perché ci tieni talmente tanto, come magari noi due per l'Accademia, io nel mio lavoro, tu nel tuo, chi ci ascolta nelle loro attività. Però ecco, quando fai quello che ami, non senti lo sforzo. Io mi ricordo quando invece fai, ah mamma, il venerdì tutto contento, poi sabato domenica a casa, la domenica si dice, mamma, domani devo tornare a lavorare, che scocciatura è. Uno deve farsi delle domande se è quello che vuole fare nella sua vita oppure vuole cambiare. Il cambiamento non è facile, perché chiudere una porta, ne aprire un'altra non è facile. Io mi ricordo quando, dopo 8 anni di agente della Polizia di Stato, ho deciso di lasciare la pubblica amministrazione. Non è stato semplice, perché dici, lascio un posto fisso per andare dove? E lì per lì è stata dura, però il cambiamento poi ti ha portato a fare quello che desideravi, e poi magari per altri è invece entrare nella pubblica amministrazione, fare bene il proprio lavoro, però l'importante è fare ciò veramente quello che ami veramente. Allora vivi la vita. Oggi Manuel, io ringrazio abbiamo te. spaziato, non abbiamo parlato Nulla, solo di nulla. politica. Io ringrazio te perché ci hai permesso tutto questo, perché comunque tu sei l'ideatore di tutto questo, c'è comunque una squadra che ti supporta, per cui grazie anche a tutta la squadra Certo. dell'Accademia Federale, però tu sei partito da zero e quindi, come ha detto il nostro segretario federale Matteo Salvini, onore al merito. Onore al merito, che il merito è tutto di Matteo Salvini, ricordiamolo, perché il merito è tutto suo, perché se tu ci pensi che questo qui ha preso un partito, quant'era, al 4% a livello nazionale, e ci ha portato alle europee al 35%, cioè capisci, per cui è un leader straordinario, un leader che ha condotto con un sogno, con una visione, ha cambiato la visione anche di un movimento, ci ha dato a noi entusiasmo, e sono pochi che leader di questo tipo. Fortuna ce l'abbiamo noi.
Grazie, grazie davvero Manuel. Io ringrazio tutti i nostri utenti, ci siamo un po' dilungati questa sera, però era il nostro senatore Manuel Vesco, era tutto per noi, ce lo siamo goduto appieno e fino in fondo. Io Manuel ti ringrazio e vi rinnovo l'appuntamento perché anche domani sera saremo qua in diretta con voi alle ore 19. Grazie a tutti voi, grazie Manuel e buona serata. Ciao!